Dobbiamo immaginare la notizia frana il colle dell'infinito, no? Sarebbe una notizia di stampo mondiale, perché ovviamente Leopardi è conosciuto in tutto il mondo e per l'Italia un gravissimo smacco. Una volta tanto non aspettiamo che avvenga l'evento parossistico, ma si fa prevenzione, un investimento importante grazie al Ministero dell'Ambiente, allora Ministro Galletti, che decise con 6 milioni di euro di fare un'enorme opera di consolidamento del colle dell'infinito. Un'opera che permette di dare sicurezza al territorio, a quelli che sono anche manufatti del comune, strade, via dicendo, ma soprattutto rendere infinito il colle stesso, dare la possibilità a chi verrà a visitare la nostra regione, e tanti vengono proprio per vedere i luoghi, il luogo natale di Leopardi, Giacomo Leopardi, di poter vedere quel colle che ispirò quella poesia fantastica che fra poco compirà ai 200 anni, quindi una grande risorsa per il nostro territorio, un fatto di grande serietà in un contesto che non si limita a quest'opera. C'è un grande lavoro da parte della regione sui dissesti idrogeologici, tanto da avere anche negli ultimi giorni deliberato 18 milioni di euro nella direzione della cura del territorio, avere il sisma che per la prima volta finanzia dissesti, il recupero di dissesti idrogeologici. Parliamo di oltre 300 milioni di euro che vanno a consolidare versanti e situazioni in connessione con le aree colpite dal sisma. Un quadro di recupero di risorse ancora più ampio che da anni giacevano ferme, insomma, inutilizzate, stanno diventando progetti e realizzazioni. A simbolo di tutte quello del Nisa a Senigallia, un'opera già iniziata, quasi completata, che è rimasta una decina d'anni in un cassetto.